Te posso dare un bacio? Questa è una cosa stupenda. Desideravo testimoniarle questa realtà. Io per Antonella Centanni, per quello che fa, i volontari sono straordinari, fantastici, è un'ulteriore riprova. Non ce n'era bisogno, quindi sono qui a testimoniarle. Non è un lager, ecco, è un parco canile. Ma voi ci avete dato la possibilità di realizzare tutto questo. Vi volevo far vedere solo da quest'ora, poi c'è una passeggiata. Queste sono aree di sgambettamento, ma questa è un'opera che il comune ha fatto, questo grande lavoro, per far passeggiare i cani, perché i cani si attraccano, signora. Quindi è un'area bellissima, i volontari. Tutti accuditi specialmente, sistemati, ed è un divertimento anche per i volontari. Il punto di forza dell'associazione sono le adozioni, cioè, se no noi non dovremmo avere 400 anni, dovremmo avere 2000 circa. Quindi grazie. Sì, ci sono. E sindaco, ma non è che adottare un cane significa prendere il cane e darlo. C'è un lavoro dietro che è pesante, perché noi facciamo anche i controlli pre-affido, cioè noi non diamo il cane così. Come per i bambini, il cane viene microchippato. Questa è una novità, no? Questa funziona solo su Salerno. Facciamo un servizio su Salerno. Oltre a mantenere il territorio pulito, recuperiamo anche i cani. Grazie al presidente Schiavone. Niente, solo innanzitutto per ringraziare veramente di cuore affettuosamente tutti i volontari che ci aiutano a fare un lavoro eccezionale. Parliamoci chiaro, se non potessimo contare sulla dedizione, sulla passione, sull'impegno di decine di volontari avremmo potuto fare ben poco. Noi diamo una mano, come ovvio, sosteniamo l'associazione, ma è chiaro che il punto fondamentale è il loro impegno straordinario, la loro passione. Io sono veramente contento perché arriva da Salerno, dal sud, un esempio di grande civiltà, Sono cose che sono inimmaginabili per chi guarda il sud da molto lontano. Mi è capitato di vedere qualche immagine di questi servizi televisivi, di luoghi di accoglienza di cani, di animali che sono veramente dei lager, che sono vergognosi proprio dal punto di vista della civiltà media di un paese. Qui facciamo qualcosa di cui essere tutti quanti orgogliosi e che può essere un altro esempio di civiltà che arriva a tutto il resto del paese. Ho creato questo rifugio, man mano l'abbiamo modificato, l'abbiamo sistemato e penso che abbiamo creato una situazione piacevole. Sicuramente con enormi sacrifici, e da parte nostra e da parte dell'amministrazione comunale, che se non ci seguivano loro, l'amministrazione, l'ufficio dell'andragismo, noi stavamo come all'inizio. Loro non gestiscono da tempo soltanto questo rifugio municipale, ma anche il canile sul nostro territorio ad Ostaglio, quindi hanno, come dire, da un anno circa un impegno doppio che stanno portando avanti bene e sotto gli occhi di tutti come è tenuto questo rifugio municipale. Mi permetto di dire che credo sia un'ulteriore eccellenza del Comune di Salerno, che tra l'altro ha messo a disposizione questa struttura anche come dire, ad altre amministrazioni comunali. Il lavoro fatto in questi anni ormai da Antonella Centanni e dai amici del volontariato è un lavoro che è stato utile e utilissimo anche al Comune di Ebro. Comune di Ebro è un comune molto esteso e quindi il fenomeno dell'andragismo per noi è ancora più complesso. E devo dire che quando poi è stato chiuso quel canile di cui parlava l'assessore Calabrese, noi abbiamo trovato soluzioni decisive, direi, qui, in questo luogo. Un ringraziamento sentito ovviamente al Comune di Salerno, al sindaco, all'assessore Calabrese, ai volontari.